25 luglio 1943. In una tempestosa riunione durata 10 ore, il Gran Consiglio del Fascismo, che non si riuniva dal 7 dicembre 1939, mette in minoranza Mussolini. L'ordine del giorno, redatto da Dino Grandi in collaborazione con Galeazzo Ciano e Giuseppe Bottai, chiede di fatto l'allontanamento del Duce e passa con 19 sì, 8 no e una astensione. Era la una dopo mezzanotte. Da un'ora, cioè, l'orologio scandiva i minuti del 25 luglio 1943, una giornata molto importante della nostra storia recente. Dopo la ripresa, la seduta languiva, era in una fase di stanchezza. Si può dire che tutti gli oratori che si susseguivano ripetessero le cose che avevano già detto prima, perché sembrava che tutti fossero d'accordo tacitamente nel ritardare il più possibile il momento che tutti aspettavano, ma che in fondo tutti temevano, della decisione finale, cioè il momento del voto. Se nessuno ha più niente da dire, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ai voti. Metto ai voti l'ordine del giorno del partito. No, gli ordini del giorno saranno votati secondo l'ordine di presentazione. Apro la votazione sull'ordine del giorno Grandi. Fate l'appello nominale. Acerbo. Sì. Albini. Sì. Alfieri. Sì. Marella. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Eduardo. Astenuto. Ringali. No. Risultato della votazione. 19 voti favorevoli. 8 contrari. E uno astenuto. L'ordine del giorno Grandi è approvato. Signori, con quest'ordine del giorno avete aperto la crisi del regime. La seduta è tolta. Ve ne dispenso.